Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Mi scuso se sono stata assente per un po', diciamo che fino al 22-23 di giugno sarà così perché mi devo preparare per l'esame di Stato, facendo le serali finalmente sono riuscita ad arrivare a questo benedetto esame e quindi niente, è solamente da studiare tantissimo e quindi non ho proprio il tempo di girare un video, però. Oggi è festa, l'elaborato è stato consegnato, domani ci sono gli scrutini che chiuderanno definitivamente i giochi, quindi diciamo che ho un pochino di tempo per registrare un video e volevo farvi vedere le cose che ho acquistato in queste settimane, in questi giorni al DM, al Tigotà e all'Erbolario. Allora, parto dall'Erbolario perché ho acquistato solamente un prodotto ed è questo bagnoschiuma della linea Bouquet d'Argento con estratti di salvia Erica. Allora, io avevo provato il campioncino, mi era piaciuta moltissimo la profumazione e ho acquistato la taglia grande. C'è da dire che effettivamente, come aveva detto Giulia, questa linea e anche quella Bouquet d'Oro hanno delle profumazioni che non sono tipiche dell'erbolario, sono un po' più da profumeria. E il profumo di questa linea non mi piace perché è veramente forte, eccessivo, quindi no. Però ecco, il bagnoschiuma non mi dispiace con questa profumazione, quindi ho voluto acquistarlo. Ero capitata dall'erbolario per prendere un regalo a mamma, per la festa della mamma, e quindi ho preso anche questo, già che c'ero. Da Tigotà ho acquistato due cose, il tonico della linea Detox di Now Bay, questo qua. Dovrebbe essere energizzante, è comunque una mist per il viso con lo spruzzino. Ho finito tutti i miei tonici, tutti, e quindi ho acquistato questa perché come prodotto biologico, comunque con buon inci, strano ma vero, era quello che costava di meno e quindi ho voluto prenderlo. Tra l'altro non l'ho neanche mai provato e quindi meglio così. E poi ho preso invece una conferma che è il balsamo per capelli all'aloe di Ecos. Questo qua mi è piaciuto molto, era piaciuto molto anche a mia sorella e quindi ho acquistato questo. Passando invece al DM, ci sono un po' di cose in edizione limitata. Allora, intanto parto da questo set di Balea 4,99. Questa è la versione all'anguria, ma c'era anche la versione all'ananas. E praticamente è un set che è composto da una spugnettina e da uno scrub per il corpo, che è questo qua. E che ancora non ho aperto perché l'ho acquistato adesso e sto per finire lo scrub di Alverde, quindi ho voluto prendere questo. Poi, sempre di Balea in edizione limitata, ho preso questo bagnoschiuma con estratto di vaniglia e il profumo di pesca 300 ml, che parecchio dolcino, però non male, molto estivo. Avevo preso poi uno shampoo, un'edizione limitata con tutte le palme, i tucani, ma ha una profumazione talmente tanto stucchevole che l'ho data a babbo per usarlo come bagnoschiuma al lavoro, perché non era piaciuto né a me, né a mia sorella, né a mia mamma, proprio per la profumazione. Poi ho preso un altro gel doccia di Balea con fiori di ibisco e cocco, anche questo. Una profumazione molto dolcina, ma anche estiva. Sempre Balea ho acquistato questi qua che sono i calzini, quelli peeling, alla menta e tè verde. Questo qua l'avevo già provato, la confezione era diversa, l'inci diciamo che è simile. Gli ingredienti sono gli stessi, ma sono leggermente cambiati di posto. Comunque vi lascio il link della review che ho fatto per questi calzini, sono di quelli che fanno poi spellare i piedi. Mi erano piaciuti molto e visto che siamo vicini all'estate ho voluto riprendere per farli appunto prima di mettermi i sandali. Poi ho acquistato i cerottini, quelli antibrufoli, questi qua che però ancora no, questi qua invece sì, sono una
riconferma perché piacciono un sacco sia a me che a mia sorella. Sono dei dischettini tondi con acido salicilico che una volta che spunta il brufolino, anche se è sotto pelle, fa male, va messo appunto questo cerottino sul brufolo e nel giro di una notte, al massimo due, il brufolo se ne va completamente. Sono veramente miracolosi. Io e mia sorella andiamo avanti ormai da un anno con questi cerottini che sono fantastici, soprattutto in questo periodo che per via della mascherina, dello stress della scuola, mi sono riempita di brufoli neanche a 14 anni. Poi ho preso questi che invece non ho mai provato e sono cerottini per il naso, di quelli per togliere i punti neri. Vedremo come sono. Poi ho acquistato di Alverde invece questa limited edition ed è un gel doccia con papavero, fiordaliso e trifoglio rosso. Questo qua. La profumazione è un po' particolare, non so ancora se mi piace o no, però ecco, sono stata attirata dalla confezione. Poi, sempre di Alverde, ho preso un tonico, perché appunto, siccome non ne avevo più, ho fatto un po' una mini scorta. Ho preso questo qua, che è con estratto di rosa selvatica per pelli secche. Io non ho la pelle secca, ma la linea quella per pelli miste, il tonico non mi era piaciuto, quindi ho voluto prendere questo per provarlo. E poi c'è la linea Pro Climate, che è appunto una linea che sta attenta all'ambiente e ormai se ne parla praticamente in tutti i video di questa linea. Volevo prendere anche il colluttorio, c'erano vari prodotti che però io non ho trovato. E appunto di questa linea qua ho preso il gel doccia concentrato al profumo di Melissa. Questo qua, che sono 100 millilitri, è vero che sono prodotti concentrati, però non sono proprio super super economici per essere dei prodotti al verde, cioè sono comunque economici perché li ho pagati intorno a 2 euro, 2,50, però ecco, rispetto agli altri prodotti costano leggermente di più, però sono concentrati, sono più attenti all'ambiente e quindi niente, ho voluto provare qualcosa. E poi ho preso anche lo shampoo, anche questo concentrato al profumo di Melissa, 100 ml, per una detersione delicata ed efficace, dona la naturale brillantezza per capelli normali. E quindi niente, ho voluto prendere questo qua. E poi infine uno spazzolino del marchio Dentodent. Io mi trovo molto bene con questo marchio, sia per quanto riguarda i dentifrici, sia per quanto riguarda gli spazzolini. Quindi, siccome il mio è un po' consumato, ne ho preso un altro. Quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo al DM e anche al Tigotà. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa oppure se avete dei prodotti che volete consigliarmi. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!